Ciao a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di Airport SEO. Questa sarà, non so bene quale puntata perché chiedo scusa, negli scorsi episodi sono andato veramente veramente lungo, mi sono trovato costretto a dividere gli episodi perché sennò venivano fuori veramente video lunghi un'ora e non sto scherzando. Per cui adesso vediamo un pochino di mettere una sveglia in maniera che non ci siano problemi di questo tipo. Speriamo perlomeno. Allora, qua mi ricordo che alla fine della scorsa puntata avevamo aumentato, di fatto raddoppiato la nostra capacità operativa di aerei medi, quindi dovremmo vedere un incremento degli introiti, perlomeno questo è quello che ci auguriamo. Vediamo un attimo qua. Ok, nessun ritardo per il momento, perfetto. Anzi, gli aerei partono addirittura in anticipo, ragazzi, impressionante. Avete mai visto degli aerei così efficienti? Allora, vediamo un po' con le operazioni come siamo messi. Serbatoio di carburante è in corso. La scorsa volta avevamo già cominciato ad effettuare i nostri primi servizi di recapito e recupero bagagli. Perfetto, qua vediamo che alcuni bagagli vengono distrutti. Purtroppo 0% addirittura di bagagli caricati sugli aerei. Addirittura 0%. Wow, 0% non è proprio il massimo. 0% non è proprio il massimo. Allora, sistemamento bagagli non connesso. Vediamo qua di capire. Ok, sono tutti al 100%, perfetto, semplicemente magnifico. Fatemi capire qua i bagagli. Ah, forse perché non abbiamo abilitato qualcosa dal pannello delle operazioni. No, servizio di gestione dei bagagli attivato. Perché qua invece dice, scusate, bagagli scaricati 0 e 0. Questi sono aerei piccolini. Ok, il primo aereo medio ce l'abbiamo qua alle 7 meno 5. Ok, no, questo è quando arriva, quando parte alle 11:40. Ok, quindi dovremo tenere conto di questa cosa dopo. Vediamo che infatti negli aerei medi i bagagli vengono correttamente caricati e scaricati, quindi va bene lo stesso, va bene così. Facciamo che questi qua, gli aerei piccolini, la gente si porta i propri bagagli per conto suo. Bene. Allora, mi ricordo anche che avevamo stabilito che poteva essere una buona idea. Attenzione, nel frattempo c'è il progetto completato. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Pulizia della cabina. Facciamo sicurezza livello 3, dai. Iniziamo con questo che ci porterà via un po' di tempo. Mettiamo al lavoro i nostri amministratori. Dicevo, mi ricordo che avevamo anche pensato di inserire delle altre aree quali per esempio aree di ristoro per dare da mangiare ai nostri simpatici passeggeri. Allora, cosa che andiamo a fare immediatamente, qua abbiamo un'altra struttura, il serbatoio del carburante che al momento però non ci interessa così tanto. Allora, andiamo a definire un'area di ristoro. L'area di ristoro io la farò all'interno della stessa zona sicura, in maniera che sia quelli, i passeggeri che sono qui ad aspettare, sia quelli che sono qua sotto possano accedervi. Quindi io direi che possiamo fare una ampia area di ristoro qua al centro. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Ristorante e bar. Allora, bancone della cassa, ne mettiamo due grandi. Mettiamo uno. Anzi, facciamo così, dai, una qua e una qua. Questo sarà uno di quei negozi, anzi di quei ristoranti open space, scusate, senza delle vere e proprie, proprio dire mura, dei muri in pratica. Qua facciamo la parte degli espositori a frigo. Qua mettiamo dei banconi per il cibo, che la gente possa eventualmente consumare qua all'interno. Perfetto, ne mettiamo un altro.
Benissimo, mettiamo altri espositori di frigo da quest'altra parte. 1, 2, 3 e 1 a 4. Vediamo qua i contratti che possiamo siglare. Ok, sigliamo questo. E poi arriveranno anche le persone in teoria. Mettiamo anche un po' di sedie. Un po' di sedie qua in maniera che i nostri clienti possano consumare. No, questo ovviamente non va bene. Bene, bene, bene. Dov'era? No. Le sedie. Non so se servono veramente le sedie in questo genere di... chiamiamolo edificio, anche se non lo è, in questo genere di zona. Ok, noi abbiamo costruito questa parte qua. Ci mancano agenti di rampa, come al solito. Oh, chi lo sa, intanto vediamo che le vendite ci sono. Siamo già a 40, beh dai. Pensavo peggio. Qua cosa succede? Lascio trovare la strada. Non so bene di cosa si tratti. Chi è che non riesce a trovare la strada, scusate? Quale strada? Filippo... Chi sarebbe, scusate? Lui? No? 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 Non so bene questi segnalini qua a chi si riferiscano. Ok, probabilmente hanno soltanto semplicemente dei bug. Ok. Vediamo che il ristorante a quanto pare piace, ragazzi. Siamo già a oltre metà delle vendite odierne. Bene, quindi questo sarà comunque qualcosa che ci darà un beneficio in termini di bilancio, assolutamente. Bene, vediamo che infatti l'impatto sul bilancio sembra già essere interessante. Vediamo un po', passeggeri, no? Franchise. Ok, siamo già a più di 1500, che non è tantissimo, ma è già qualcosa. Ma è sempre qualcosa. 862.000. Ah, dobbiamo ancora rimborsare questo? Ma forse è per questo allora che stiamo perdendo soldi. Rimborso prestito 73.000. Wow, 73.000 di rimborso prestito al giorno abbiamo. Adesso ho capito perché stiamo facendo così tanta fatica a creare utile. Ok. Allora dobbiamo semplicemente aspettare un pochino. Dobbiamo aspettare un pochino. Dobbiamo vedere un paio di cose. Quanto manca qua a ripagare questo prestito? 857, quindi una decina... No, scusate, 11 giorni, qualcosa del genere, a questo ritmo. Va bene, si può fare, si può fare. Ok. Allora un attimo, se io volessi fare un marciapiede, no? E lo facessi così, togliendo questo e dicendo che questa è una zona sicura, no? Noi togliessimo le correnti della fermata di solo arrivo, ok, se io rimuovessi questo, cosa succederebbe? Vediamo se il prossimo volo, visto che abbiamo tolto la connessione, no, non è vero, non l'abbiamo tolta in realtà. Non l'abbiamo tolta. Allora, scusate, questi due, allora facciamo così. E così. Controllo di sicurezza non connesso. Vediamo se adesso viene connesso. Allora, vediamo un po'. Così. No, perché mancano questi pezzettini qui, mi sa. Allora, e mettiamo come zona sicura anche tutto questo.
Perché non va? Boh. Ok, perfetto. In questo modo possiamo collegare questo stand senza ricorrere ai bus. E questo dovrebbe sveltire anche un po' la pratica. Sarà un pochino meno profittevole perché chiaramente scaricare i passeggeri con i bus, come vediamo qua, fanno guadagnare un pochino di soldi. Vediamo che adesso i passeggeri dovrebbero uscire e andare per conto loro qua. Perfetto. Molto molto bene. Però questo ci consente di diminuire il traffico. Assolutamente di diminuire il traffico. Di sveltire anche un po' il discorso, perché comunque gli autobus portano via tempo per un motivo o per un altro. E soprattutto ci consente di ricollocare alcuni bus navetta negli stand che andremo a creare in futuro, nel prossimo futuro. Sono dei picchi di richieste di agenti di rampa. Allora, facciamo la stessa cosa anche per questi. Cosa succede? Un'auto di servizio doveva trasportare agenti di rampa in gate remoto. No. Boh, è successo qualcosa a un'auto di servizio? Non ho capito bene cosa. Ok, va bene. Allora, dicevamo, colleghiamo direttamente. Facciamo così. Ovviamente qua non possiamo farlo adesso, mi sa. Così. Ok, dobbiamo farlo quando il gate è vuoto. Però intanto noi ci portiamo avanti. Intanto noi ci portiamo avanti. Così, e sappiamo che dobbiamo fare anche una cosa di questo tipo. Demarchiamo tutta quest'area come zona di sicurezza. Benissimo, e facciamo esattamente anche la stessa cosa qua sopra. Marciapiede, così, 1, 2, qua demoliamo il muro. Ovviamente potremmo, anzi facciamo una cosa un pochino più bella da vedere. Facciamo che convogliamo questa zona qua su. Facciamo così e convogliamo i passeggeri invece. Così convogliamo un po' tutto quanto. E denotiamo tutta quest'area come zona sicura, benissimo. Ecco, questo bus navetta, per esempio, perché sta andando di qua? Dovrebbe semplicemente tornare nel suo deposito, che non dovrebbe essere questo, dove in realtà lui sta andando, ma dovrebbe essere questo qui. Qualche motivo non ci va. Carrello bagagli, carrello bagagli. Ok, tutto sommato va bene. Portiamo anche quest'auto di servizio qui. E anche quest'altra. Molto bene. Qua invece abbiamo tutti i veicoli che servono per i servizi dei gate sulla pista. Perfetto. Andremo ad aggiungere un altro deposito ben presto. Allora, qua rimuoviamo questo. Ah no, ho capito cos'è questo. Questo è quello per lo scarico, tra virgolette, dei passeggeri. Vabbè, ma non ci serve tutto sommato. Allora, quali saranno i gate? No. Ok, questo, quindi tac e tac. E poi erano questi qua. Sì, così e così. Questo non è funzionante perché esattamente? Forse perché non ho fatto un marciapiede dove andava fatto. Vediamo un po'. Sì.
Mancano questi due piccoli tratti. Quindi così e così. Anche questo dovrebbe andare a completarsi. Molto bene. Perfetto. E così abbiamo risolto anche questo discorso. Possiamo quindi dedicarci alla costruzione di altri, di un altro stand. 75.000, sì, uno e uno solo purtroppo. Allora, direi che possiamo farlo in questo senso qui. Penso. Sì, dai, facciamolo così. Ovviamente connettiamo il tutto con fondamenta di rullaggio. Ah, in prospettiva facciamo qualcosa del genere. Abbiamo le solite lucette. Qua sotto dovremmo creare due nuovi banchi per l'imbarco. E lo creeremo due, uno qua e uno qua. Ok, quindi abbiamo delle piazzole qua per i bus che abbiamo recuperato, che non sono più attive, credo. No, questa è attiva, questa no, queste qua neppure. Perfetto, scusate. Ok, quindi una volta che vengono completati questi, connetteremo il tutto, si spera. Qua ovviamente necessiterà anche di un collegamento, con la strada di servizio, ovviamente. Faremo così. Ok, per come mai dei ritardi? Cosa succede? Come mai questo qua è in ritardo di 4 ore? Cosa succede? Stand 14. Stand 14, qual è? Questo, cosa è successo qua? Che cosa è successo? Come mai questo volo è così in ritardo? Caricamento bagagli in corso. E non si direbbe però. Non si direbbe proprio. I bagagli sono qui ma non vengono caricati. Per quale strano motivo? Un glitch del gioco? Forse, speriamo. Ops. Questo era il nostro timer. Non capisco esattamente quale sia il problema di questo volo. Non è stato neanche rifornito. Ci mancano autocisterne. Ci mancano autocisterne di autocisterna Fjord, autocisterna Maverick. Vediamone due a sto punto. A quanto pare ci mancano le autocisterne, credo. Comunque, ciò non di meno, colleghiamo questo qua, sperando di non fare troppi casini. Inoltre, no, contrario, facciamo no. Allora, questo qua lo connettiamo a questo. Questo lo connettiamo qua e a loro volta li connettiamo con questo. Così. Apriamo. No, allora ci manca l'auto di servizio, che è questa, e la fermata. No, non c'è niente. Mi sa che possiamo. No, ci manca anche quella per lo scarico.
i passeggeri che la mettiamo qui e adesso possiamo aprire. Allora, qua io non ho capito che cos'è il problema. Rifornimento completato, ispezione di servizio in corso. Cioè, rimuoviamo questo aereo perché ci sta creando degli problemi enormi, dei ritardi su ritardi. Sta creando grossi problemi, quindi vediamo di liberarcene il prima possibile. In questo modo il volo successivo dovrebbe poter arrivare senza troppi problemi. Teniamo monitorato questo stand qui, perché a quanto pare ci sono dei problemi nella gestione. Bene, comunque quello che avete sentito poco fa era il nostro timer, ragazzi. Purtroppo il tempo veramente vola, che è un piacere quando gioco questo gioco. Come vedete il nostro bilancio è praticamente... siamo senza soldi. Attenzione, vediamo che in realtà i passeggeri ci danno un pochino di introito anche se sbarcano senza il... come si dice? Senza il bus, quindi decisamente meglio farli scendere con le proprie gambine senza l'ausilio dell'autobus, del bus navetta, se possibile. Benissimo, comunque come dicevo qua il timer è scattato. Spero che il nostro aeroporto possa vivere tempi migliori in termini di bilancio e di liquidità, perché come vedete qua la situazione non è proprio delle migliori. C'è anche da dire che però il nostro bilancio è gravato da delle spese di rimborso prestiti che sono notevolissime, notevolissime. Vediamo che abbiamo ancora 700.000 euro da ripagare, per cui non sarà facile. Quindi ci aspettano dei giorni duri, dovremo tirare un po' la cinghia, ma avendo noi incrementato comunque il numero di aerei che stiamo servendo, possiamo assolutamente recuperare. Vediamo che in futuro gli aerei medi saranno sempre di più e nulla ci vieta anche dall'andare a siglare nuovi contratti con le compagnie aeree, che andremo a vedere nel prossimo episodio. Grazie a tutti per la visione, diciamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto, lasciatemi nei commenti le vostre impressioni su questo gioco, su questo titolo, che sinceramente a me non dispiace, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao e alla prossima!